Da oggi i carabinieri della compagnia di Sciacca intensificano i controlli, soprattutto i controlli lungo le strade. Ogni pattuglia sarà dotata di etilometro. L'obiettivo è fare in modo che il Capodanno si possa svolgere nella massima sicurezza possibile. Noi siamo con l'avvocato Mauro Tirnetta, che è un penalista di Sciacca e dal quale chiediamo subito a cosa vanno incontro, a quali conseguenze di carattere penale i ragazzi se vengono, e comunque chiunque viene trovato alla guida con un tasso alcolemico non consentito. Sì, va detto che negli ultimi tempi le normative si sono molto sono state, diciamo, volte a prevedere sanzioni molto più severe in questo tipo di situazioni. Sappiamo tutti che sono previste delle fasce dalla legge superate le quali si è in stato di ebbrezza alcolica. Nei casi più gravi, ovvero nell'ipotesi in cui si abbia un livello di ebbrezza alcolica che supera 1,5, sono previste delle sanzioni molto severe, come per esempio l'arresto fino ad un anno o anche sanzioni pecuniarie fino a 6.000 euro. La legge prevede anche delle sanzioni accessorie molto pesanti, come per esempio la sospensione della patente, che può arrivare fino a 2 anni, e anche la confisca del veicolo, la confisca dell'auto nell'ipotesi in cui questo sia di proprietà della stessa persona che si trovava alla guida. Confisca significa che l'auto, nel momento in cui poi la sentenza di condanna diviene definitiva, verrà requisita dallo Stato e quindi si perderà anche la proprietà del mezzo. Nel caso in cui invece l'auto sia di proprietà di persona diversa, è previsto il raddoppio del periodo di sospensione della patente. Quindi comunque sono delle sanzioni molto pesanti che comportano, oltre ai rischi che diciamo sono previsti nel caso in cui ci si metta in auto in stato di ebbrezza, cioè quella della propria vita o della vita altrui, anche delle problematiche di natura penale di non indifferente rilievo. Aggiungiamo che negli ultimi mesi è stato introdotto, come è noto, il reato di omicidio stradale, che è stato appunto inserito nel codice penale, che prevede nel caso in cui dall'incidente derivi la morte di una persona, anche la reclusione fino a 12 anni o multe pesantissime di natura pecuniaria fino a 20.000 euro. Quindi chiaramente si tratta di problemi e di conseguenze di grande rilievo, per le quali occorre in questi giorni, in queste serate, prestare molta attenzione, evitare di porsi alla guida in situazione di ebbrezza alcolica, non ritenere che mettendosi in auto si possa giungere a casa, si possano non avere problemi, perché basta un attimo, basta una minima distrazione nel momento in cui si è non nel pieno delle proprie facoltà per andare a mettere a repentaglio la propria vita, quella degli altri, e anche, come abbiamo appena detto, affrontare problemi di tipo penale, rimanere legati a problematiche con la giustizia, rimanere senza la patente per anni, perdere la proprietà del mezzo. A lei è capitato di difendere delle persone, soprattutto alcuni giovani che sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza? Ecco, sono ragazzi che poi magari certamente si pentono di quello che hanno fatto, ma nel momento in cui mettono in atto quell'azione poi non c'è più la possibilità di ravvedersi. È capitato naturalmente, e devo dire che purtroppo capita anche con una certa frequenza, peraltro in determinati periodi dell'anno: nel periodo estivo a cavallo di Ferragosto, nel periodo invernale a cavallo del Natale e del Capodanno, durante il Carnevale. Sono periodi dell'anno in cui si tende, insomma, un po' ad eccedere. Questi eccessi, che non andrebbero posti in essere, devono essere seguiti, a mio avviso, da un minimo di diciamo di buonsenso e di lucidità. Per cui, se si è bevuto troppo quella sera e non si è nelle condizioni di potersi mettere a bordo di un veicolo, quello che bisogna fare è farsi trasportare, farsi guidare da chi sia in condizioni di poterlo fare, o farsi venire a prendere. E naturalmente, nel momento in cui questo avviene e si è sottoposti ad un controllo delle forze dell'ordine, e si verrà denunciati, e poi è chiaro, non si potranno più fare passi indietro.